Io, visto, no, direi una vittoria molto, molto convincente. E cosa come commenta questa partita? La partita non era così scontata, prima di tutto per il campo, perché non era facile giocare. E secondo, noi avevamo avuto già un brutto ricordo contro il Vigevano, e quindi dovevamo stare molto molto attenti a non ripetere quel tipo di prestazione. Invece la squadra nei primi 20 minuti, secondo me, ha giocato molto bene, è arrivata più volte alla conclusione, ha fatto gol, palo, stavamo facendo molto molto bene. Poi, come accade purtroppo alcune volte, ci siamo abbassati un pochettino, abbiamo preso qualche infilata, ci siamo spaventati, non abbiamo più giocato, anche se il campo andava sempre più peggiorando, quindi non è che facilitava le uscite da dietro. E ci siamo incaponiti su alcune situazioni di palleggio solo da un lato, invece di cambiare magari gioco e aprire di più, specialmente nella zona di Ronchi. Però poi, superati quei 10 minuti, insomma, la squadra ha coperto bene. Ha sviluppato anche qualche azione negli ultimi 15 minuti dove potevamo chiudere la gara. E poi il secondo tempo, secondo me, non c'è stata più partita. Sia da un punto di vista del ritmo, del gioco, abbiamo giocato molto di più aperti, anche se il campo, ripeto, non consentiva. Poi abbiamo fatto il secondo e il terzo. Mi dà fastidio prendere il gol su una palla da fermo dove in quelle situazioni la concentrazione, l'attenzione deve essere massima, e quindi in quel momento secondo me non eravamo concentrati. Prendere gol è sempre da fastidio, perché comunque erano due gare che avevamo chiuso con zero gol, e quindi insomma, anche la differenza della rete alla fine può giocare un bel ruolo. Però penso che la partita non abbia avuto mai storia, non è stata mai messa in discussione. Complimenti alla squadra ancora, perché ha fatto molto molto bene, e non ha vinto per caso e con una partita comunque per nulla scontata. Poi, come dici giustamente tu, l'errore sul gol, giustamente ti sei, non dico arrabbiato, però ci rimani male subire un gol Sì. da pari nativa. Però la sensazione da fuori è che la squadra comunque non si sia accontentata, cioè avevate voglia di giocare, continuare a produrre, sai, nel senso, una partita in cui era, non dico palese che eravate avanti, però insomma. Il mio rammarico è quello di aver incontrato o di aver giocato su un campo poco, insomma, poco lì. Non era sicuramente un terreno dove potevi giocare palla a terra, dove potevi magari costruire azioni anche in velocità, e soprattutto nelle ripartenze a campo aperto, dove noi, secondo me, facciamo meglio, o comunque abbiamo più possibilità di andare a concretizzare. Devi essere molto preciso in quelle situazioni, e quindi, ma questo deve essere non la partita di oggi, questo tipo di mentalità, deve essere sempre quella di continuare a giocare, di continuare a credere in quello che si sta facendo, e soprattutto credere nelle loro qualità, che sono ancora, secondo me, espresse in parte. Quindi spero che la squadra acquisisca sempre quella mentalità e quella condizione mentale che li porterà a giocare con più tranquillità e anche con più palleggio, con più qualità per tutto l'arco dei 90 minuti. Troppo spazio, un commento magari sulla prestazione di Ameotti, che secondo me è stato il migliore campo. Ameloitti è un giocatore che fa della sua forza fisica l'arma principale, o la sua caratteristica principale. Quando incontra questi campi, lui si esalta di più. Poi unisce anche la qualità che ha nel tiro, la qualità che ha nel cambio gioco. Quindi è un giocatore molto importante per noi, specialmente quando bisogna ribaltare l'azione, quando bisogna andare dall'altra parte in velocità. E lui, Foglio, Ronchi, sono dei giocatori che quando hanno campo
sono veramente importanti. Quindi Ancelotti è un giocatore che fa parte di una squadra che lo mette in condizione di giocare in quel modo e penso che tutta la squadra poi debba, come dire, deve tenere conto anche delle qualità di Ancelotti, ma Ancelotti deve entrare anche nel contesto della squadra, che è la cosa più importante. Per me i 20 giocatori sono la cosa fondamentale, per creare poi una squadra vincente. Sì, mister, volevo chiederle un breve chiarimento sull'esclusione di Crea, se è stata una scelta tecnica, tattica, insomma, il perché. È stata una scelta che è maturata negli ultimi 2 giorni perché ha un problema che potrebbe accentuarsi se continua a giocare e se continua ad allenarsi con una certa intensità. Quindi ho pensato che questa partita fosse la partita giusta per farlo riposare. Per le partite da qui in avanti che saranno ancora di più determinanti, non è che questa non lo era, però se dovevo scegliere una partita, questa era quella giusta per farlo recuperare. Anche Mazzini, che ha fatto gli ultimi 10 minuti, cioè poteva anche giocare, però bisogna tenere conto anche che mancano tante partite, bisogna tenerli, come dire, più in forma possibile, più da un punto di vista fisico, più in ordine possibile per la fine o per le partite dove poi saranno più pesanti i punti che rimarranno, insomma, ecco. Poi un'altra cosa, non so se avete notato, ma la squadra negli ultimi 10 minuti ha giocato ancora con tanta intensità, cioè è andata davanti ugualmente. Questo è anche merito del prof, del collaboratore che comunque durante la settimana lavora con professionalità, con attenzione e questi ragazzi, insomma, se stanno bene è merito anche di tutto lo staff che li mette in condizione. No, questo sicuramente perché si vedeva che la squadra stava bene in campo, era in gamba, soprattutto aveva forza e si notava soprattutto anche quando andava a fare pressing. Non era, negli ultimi turni era disordinato, ma era molto lucido. È vero, poi contando anche il fatto che uno dei problemi della gestione Herbert era anche il problema sulle seconde palle, che davvero poche erano del Legnano, soprattutto oggi anche su un campo così sporco le seconde palle sono state tutte vostre. Quindi Diciamo che nella fase centrale dove abbiamo sofferto un po', in quella fase noi le seconde palle le abbiamo perse o comunque eravamo in ritardo, ma quello perché secondo me ci eravamo allungati un po' con i centrocampisti perché si proponevano di più e quando poi dovevamo rientrare loro con la palla lunga si appoggiavano e facevamo fatica a fare quei 7-8 metri per arrivare sulla seconda palla. Diciamo che quando giochi col 4-4-2, come ci giocavano, giocava il mister Erbetta, sulle seconde palle, se non hai uno dei due centrali di centrocampo che accompagna la difesa quando scappa, non la prendi mai la seconda palla. Mentre giocando con il 3-5-2 o col 4-3-3, il mediano davanti all'area, davanti alla linea. Se accompagna la palla quando esce, ci arriva quasi sempre sulla seconda palla. Quindi è una questione anche di disposizione in campo. Però noi lavoriamo anche su queste situazioni delle seconde palle perché secondo me sono molto importanti, specialmente quando trovi una squadra che va lunga e si appoggia sul centrocampista o sulla seconda punta che poi li gira intorno. Quindi se non siamo bravi, anche ti dirò un'altra cosa, che noi siamo stati bravi nel secondo tempo, e Mikuli l'ha fatto parecchie volte, a non dare neanche la possibilità di appoggiarsi alla prima punta, perché andava in anticipo. Quindi si supera direttamente la seconda palla. Sì, un po' di situazioni l'ho visto molto, sempre molto Mikuli, aggressivo. specialmente quando incontri una squadra che mette in campo quei giocatori statici,
ma forti fisicamente, che fanno salire la squadra avversaria, se tu gli vai in anticipo, cioè è chiaro che quel lancio lungo viene vanificato e poi è tutto di conseguenza.